Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a vedere il canyon di Cucho o Cucha. Andiamo a vedere com'è questo posto, spero che sia bello anche perché sto pagando fior di quattrini per arrivarci. Fa freddo, non riesco neanche a fare dei video senza che mi si congeli la mano. Speriamo bene. Sono all'entrata del canyon con tanto di bandiere e già dall'inizio sembra una bella zona. Guardate che bei colori, questa terra rossa, ma come avete visto tutta la strada per venire qui è fantastica, tipi di roccia e di forme diverse, una cosa bellissima. Andiamo a vedere comunque. Diciamo che le temperature basse non aiutano per niente a godersi il posto, ma sicuramente c'è un lato positivo, e cioè quello del silenzio e della completa, come si dice, ti puoi godere il posto da sola, perché ovviamente con questo freddo non viene nessuno. E quindi se da un lato è negativo perché appunto non ci si muove bene come quando è estate o primavera, dall'altro è diciamo un tête à tête con la natura, e quindi che dire, alla fine ne vale la pena anche d'inverno. Quanto vi invidio che siete a casa al calduccio, io invece ho le mani che non me le sento più e mi fanno male ogni volta che cerco di muoverle. Stiamo passando nel picco dell'Ostrica. Sono appena arrivati altri due turisti, ma comunque siamo poche persone. Oddio, mi sembra di stare in un videogioco, mi sembra di stare dentro Tomb Raider, esattamente in Tomb Raider 2. Bellissimo. Guardate quest'acqua, ragazzi. Sembra quasi di vederla scorrere, invece è tutta ghiacciata. Questa parte si chiama Il dragone verde gioca con la perla. Effettivamente, se guardate là, c'è una roccia, diciamo più o meno rotonda, che sta lì ferma e fa parte della simbologia cinese, il drago che porta la perla in bocca, o che ci gioca, insomma. Quindi un po' come
noi con lo zodiaco vediamo nelle stelle le immagini a cui siamo abituati, loro anche vedono nei posti le immagini a cui sono abituati. Un padiglione buddista, ovviamente, visto che questa è una zona con una certa tradizione buddista, visto che il buddismo è praticamente entrato in Cina da qui. Li vedete tutti i soldi qui? Questi sono soldi, sono offerte che hanno lasciato le persone al Buddha. Questa fonte di acqua limitata mi fa pensare che anche nel deserto, in alcune zone, si può vivere nonostante la siccità. Questa invece è una delle diverse Safety Island che sono presenti in tutto il percorso del canyon e serve per proteggere i visitatori da eventuali piogge ma anche tempeste di sabbia improvvise. Questo posto è fantastico, con questo tettuccio tipico sopra, proprio sotto il canyon. Eccoci qui. È un canyon fatto a serpente. Dubito che riuscirò a far volare il mio drone perché per un fatto di linea nel Xinjiang la mia carta di Shenzhen non funziona. Cioè l'internet è talmente lento che non riesco neanche a fare i pagamenti in modo decentemente veloce, quindi succede che con il drone non si connette bene con, vedete, un'altra Safety Island là sotto. Il drone non si connette bene con il mio cellulare e tranne a Kweitun, dove abbiamo visto il Grand Canyon con la neve lì, in altre zone della Cina ho sempre provato a far volare il mio drone con nessun tipo di risultato. All best wishes. Il cinese non si legge. Oh mio Dio. Ecco qua un'altra strada. Per qualche assurdo motivo, meno male, funziona il drone. Non so, si connette. Quindi e questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo in cui i turisti possono passare. Wow, bellissimo! E quando ritorno di là, se non cado prima visto che è tutto ghiacciato, e userò un po' il drone, visto che appunto nel Xinjiang veramente non l'ho mai potuto usare. Aiuto! Sto camminando sul ghiaccio. Aiuto! Ci sono passati tutti. Anche qui. Una lastra di ghiaccio. Piano piano. Vi faccio soltanto vedere una cosa. Cioè ci sono solo 40 centimetri, 50 di distanza. Forse così si vede. Proprio stretto stretto, ma non posso staccare gli occhi dal sole. Faccio un po' di terra, se no mi ritrovo per terra. E qui è chiuso. Che c'è? Vabbè, mi toccherà andarci col drone. Che devo fare? In un passo così ci vuole soltanto un tipo di musica.
Ho provato a volare con il drone diverse volte, congelandomi fra l'altro, ma tutte le batterie erano troppo fredde. Non solo quelle del drone e quelle del cellulare che ho messo in tasca e quindi erano abbastanza calde, ma quella del, come si chiama? Telecomando, diciamo, quella proprio non si è ghiacciata e quindi a causa di questo motivo ho fatto pochissimissime riprese col drone, ma vabbè, anche da terra diciamo che fa la sua bella figura. Vi consiglio comunque di venire a vederlo, magari non dopo dicembre, insomma, evitate di venire fra dicembre e febbraio, che sono i mesi più freddi. Insomma, se avete più scelta della sottoscritta, venite verso primavera o autunno. Non vi dico estate, perché sicuramente ci sarà una bolgia di gente d'estate e non vi potrete neanche godere questo bellissimo paesaggio naturale in silenzio. E quindi da qui, dal canyon di Kucha, è tutto. Ci vediamo al prossimo video, sperando di congelarmi meno. Se vi è piaciuto il video, se pensate che sto facendo un buon lavoro, mettete un like e condividete con degli amici, anche con degli sconosciuti, perché no? E ovviamente, se ancora non l'avete fatto, signi, non si può, alla prossima, ciao!